Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo i Velox V3, motori della T-Motor dalle specifiche interessanti, se volete acquistarli trovate il link in descrizione. I Velox V3 sono presenti in versione 2306 e 2207. Per quanto riguarda i 2306 possiamo scegliere tra 1750 e 1950 kW per batteria 6 celle e 2550 kW per batteria 4 celle. Per i 2207 invece abbiamo a disposizione 1750, 1950 e 2050 kW per batteria 6 celle e 2550 kW per batteria 4 celle. A parte queste specifiche, tutti i modelli sono uguali per qualità costruttiva e dotazione a corredo, quindi esclusi i risultati dei test, questa recensione è valida per tutti i modelli. Io ho scelto i 2306 da 1950 kW, vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Ogni scatolina contiene un motore, 4 viti da 8 mm, 4 viti da 10 mm, un dado autobloccante e vite rondella di riserva per bloccare la campana. Il design del motore riprende le linee delle versioni precedenti, proponendo giusto qualche leggera modifica e una campana più rinforzata. L'albero motore è in acciaio cavo ed è alto 12 mm, questo è un po' sotto la media, quindi potreste avere difficoltà a stringere il dado con le eliche più spesse. Alla base della campana abbiamo queste piccole punte che aiutano a non far slittare l'elica. Passando alla base notiamo come la campana sia fissata al motore tramite vite esagonale e fuori di fissaggio hanno distanza di 16 x 16 mm. La distanza statore magneti è buona e i magneti sono di tipo curvo, soluzione che solitamente troviamo nei motori di fascia alta. I magneti sono 14, questa informazione vi serve quando settate gli RPM filter su Betaflight. I cavi hanno rivestimento in silicone e sono lunghi 15 cm. Il peso del motore è di 32,5 grammi. Passiamo ora al test con l'RC Benchmark 1520, come sempre userò tre eliche dal pitch diverso, delle GPRC 5040, delle CQ Prop 5045 e delle Genfan 5149. Come lipo userò tre CNHL 6S in serie, questo per avere la massima consistenza possibile ed eliminare eventuali errori che potrebbero essere causati da una singola batteria. Ed eccoci arrivati ai risultati dei test, e devo dire che questi motori si sono comportati molto bene, almeno per quanto riguarda le 5040 e le 5045. Con queste due eliche infatti i Velox V3 ottengono dei risultati molto buoni. La spinta generata infatti ha un valore piuttosto alto, considerando che stiamo parlando di motori che vanno a posizionarsi nella fascia media di mercato. Il consumo in ampere invece rimane mediamente più basso rispetto a motori con una spinta simile. Tutto questo si traduce quindi in un buon rapporto di efficienza. Discorso a parte invece per le 51499, queste eliche dal pitch piuttosto alto non apportano nessun beneficio in thrust, comportandosi grosso modo come le 5045. Tuttavia gli ampere consumati e la potenza generata si fanno sentire, ma essendo che il thrust non ne trae beneficio avremo di conseguenza un drastico calo dell'efficienza. Per questi motori quindi suggerisco degli ESC a partire almeno da 50 A, meglio se 55 o superiori. In conclusione posso dire che con la serie Velox V3 T-Motor ha fatto un buon lavoro, portando un motore che come prezzo si colloca nella fascia media, ma come prestazioni strizza l'occhio alla fascia alta, seppur in ogni caso non raggiungendo le prestazioni dei motori in questa fascia. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.